Le mareggiate hanno di nuovo messo in ginocchio il lato nord di Alba Adriatica. La regione è pronta ad intervenire? Ma devo dire che non solo il lato nord di Alba Adriatica, ma tutta Italia è stata interessata da grandi mareggiate e anche altre zone della costa abruzzese. Per quanto riguarda Alba Adriatica, è chiaro che lì si è intervenuto con un piano di difesa della costa che prevedeva alcuni step. Il primo step era la realizzazione della spiaggia di alimentazione e poi successivamente la posizione di strutture rigide. Voglio precisare una cosa però, perché il piano di difesa della costa che prevedeva questi interventi è stato approvato sia dal centrodestra che dal centrosinistra, quindi anche da coloro i quali adesso lamentano, non ho ben capito cosa. È stata realizzata la spiaggia di alimentazione che, voglio dire, è stata anche approvata nel comitato via dal comune di Alba Adriatica, che ha dato il suo assenso, quindi sono interventi che hanno avuto l'assenso di ampia parte delle forze politiche e del comune stesso. Il risultato non è stato quello sperato, però è chiaro che perlomeno è stata salvata la stagione 2022. Adesso dobbiamo proseguire nella nostra attività, dobbiamo trovare le risorse e voglio specificare che sono risorse importanti che potranno essere trovate solamente con fondi strutturali, con fondi nazionali e europei, non con bilancio regionale. Devo dire però che questo poteva già essere fatto nella precedente programmazione, quella 14-20, quella fatta dalla Giunta d'Alfonso, che invece non ha previsto nessun intervento per quanto riguarda la difesa della costa, ma ha previsto importanti finanziamenti, oltre 100 milioni di euro, per quanto riguarda i porti di Ortona e Pescara, porti che sono addirittura nazionali e che quindi devono essere finanziati dal governo nazionale. Restano gli operatori in ginocchio che già pensano ovviamente alla prossima stagione e chiedono di nuovo la posizione di scogliere. Sì, sì, sicuramente noi siamo vicini agli operatori, lo siamo stati in questa stagione e lo saremo anche per il prossimo anno, anche attraverso il rimborso dei danni che hanno subito. È chiaro che per quanto riguarda la posizione di scogliere il discorso è più complesso, in quanto va fatto un discorso unitario per l'unità fisiografica per evitare quello che è successo all'Alba Adriatica per scelte sbagliate del passato.